Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, parliamo della situazione allenatore. Allora, mi sento quasi di dirvi che è ufficiale che Massimiliano Allegri lascia la Juve. Dovrebbe andare al Paris Saint-Germain. Si dice che gli hanno offerto quasi 15 milioni di euro. I pazzi ci sono al mondo, e meno male che ci sono. E meno male che ci sono. E come ho detto l'altro giorno, alla Juve si stanno contendendo il posto in due. L'altro giorno ho detto più Conte che Guardiola. Invece pare, perché Conte ha già l'accordo con l'Inter di tutto, però lui sta aspettando perché la sua priorità è ritornare alla Juve. Però da quello che ho saputo ieri, poi dicono, a me mi han detto che praticamente Guardiola, se non ha firmato, è a un passo dalla firma. Però aspettiamo che sia ufficiale sta cosa prima di dirla. Adesso vendiamo come compriamo, ecco. Però uno dei due adesso pare più Guardiola che Conte. È solo una questione economica e una questione di progetto tecnico, sui costi, è quello che la società sta valutando. Però uno dei due dovrebbe andare alla Juve. Conte ritornare, Guardiola arrivare per la prima volta. A differenza dell'altro giorno. Però adesso pare più Guardiola che Conte. Però staremo a vedere questo. Chiusa sta parentesi dell'allenatore, io volevo fare due chiacchiere su tutto il casino. A parte volevo aprire un'altra piccola parentesi della meravigliosa partita che ho visto ieri sera Ajax Tottenham. Come vedete nel calcio di scontato non c'è niente, non c'è niente. Io comunque devo fare un applauso a tutte e due le squadre, sia l'Ajax e sia il Tottenham. L'Ajax ha peccato di inesperienza, nelle due partite meritava più l'Ajax come gioco, come ha fatto le due partite. Però ieri l'Ajax ha peccato di inesperienza, perché vinci la partita a Londra, vinci 2-0 il primo tempo, non puoi farti rimontare in quel modo lì. Però come ripeto, loro sono giovani e vedevate che loro sul 2-0 da scriteriati lì continuavano a macinare il gioco ed attaccare. Poi ci vuole anche un po' di cervello. Loro, ripeto, sono giovani, inesperti e sono andati fuori per inesperienza. Ma a parte questo, che a me tanto che passa l'Ajax o passa il Tottenham, non me ne frega niente, a parte questo, abbiamo visto due squadre giocare a calcio, affrontarsi a viso aperto, a crederci fino all'ultima goccia di sangue. Questa è la mentalità che dà l'allenatore. Pochettino ieri, ma quale allenatore ieri all'inizio del secondo tempo poteva credere a un'impresa del genere? Eppure quando c'hai una costruzione di gioco, un'anima nella squadra, può succedere di tutto, di tutto. E quindi adesso ci sarà la finale, Liverpool Tottenham a regola,
a regola. Il Liverpool è più forte, però questa Champions, che doveva essere la nostra, io non mi sbilancio a dire se è Liverpool o Tottenham, perché è strana questa Champions, è strana. Dovevamo vincerla noi. Con un altro allenatore questa era la nostra Champions, ma sicura al 100%. Mi metto la cintura, mi sono scordato di mettere la cintura. Volevo fare due chiacchiere su quel po' di casino che c'è venuto dopo, soprattutto dopo l'esclusione, un po' prima, la partita prima di Barcellona e Liverpool, e poi dopo sull'eliminazione del Barcellona, insomma, che si è aperto sto grande problema mondiale di Messi e Ronaldo. Allora, io dico la mia su Messi e Ronaldo. A parte che dobbiamo partire dal presupposto che il tifoso anti-juventino, qualsiasi giocatore va alla Juve, non vale un cazzo. Non vale un cazzo fino lì. Cioè, c'è sempre l'altro che è più forte. Tipo, io mi ricordo quando Roberto Baggio era alla Juventus, per gli interisti, i milanisti, tutta sta gente qua, Roberto Baggio non valeva niente. Quando Roberto Baggio è andato all'Inter, è andato al Milan, è diventato fenomeno. Alla Juve, per gli interisti, per i milanisti soprattutto, non valeva niente. Per tanti di loro, per gli anti-juventini sto parlando, tifosi di altre squadre che devono andare per forza contro la Juve, no? Chi capisce di calcio sa che Roberto Baggio era un fenomeno anche quando era alla Juve e anche quando era alla Fiorentina e anche dopo quando è andato al Bologna, al Brescia, eccetera. Lo stesso vale di Del Piero. Del Piero sempre denigrato dagli anti-juventini, però se Del Piero fosse andato al Milan, all'Inter, diventava fenomeno anche lui. Come Inzaghi quando era alla Juve era un cascatore, un simulatore, un pezzo di merda, un bastardo, è andato al Milan, è diventato Diego Armando Maradona per loro e così via. Allora, quindi, dove voglio arrivare? Cristiano Ronaldo adesso, perché è andato alla Juve, siccome vi brucia il culo di brutto, allora adesso Messi è molto più forte di Ronaldo. Se Ronaldo domani va al Milan o all'Inter, diventa più forte di Messi. È matematica questa. Io dico che sono due giocatori diversi. Per me sono due fenomeni che possono anche giocare insieme, perché sono due giocatori diversi, sono due fenomeni assoluti. Dopo, chi è un po' di più, chi è un po' di meno, questo possiamo discutere. Se io devo dire la mia, Ronaldo per me lo è un po' di più, perché nelle partite decisive Ronaldo è sempre stato presente, sia a Madrid, sia con la nazionale e sia con la Juve, anche con l'eliminazione sull'Ajax, lui ha fatto il suo, sono gli altri che non hanno fatto quello che dovevano fare. Messi nelle partite decisive spesso e volentieri si assenta, soprattutto poi con la nazionale, però non per questo io posso denigrare Messi. È un fenomeno lo stesso. Poi può avere una pecca in più, una pecca in meno, però Messi è un fenomeno lo stesso. Invece, se io ragionassi come la maggior parte dei tifosi, allora non ci sarebbe storia, perché ti dico, se io devo metterla sulle vittorie, ti dico quante Champions League ha vinto Ronaldo e quante ne ha vinte Messi, allora non c'è storia. Quanti gol ha fatto in Champions Ronaldo e quanti ne ha fatti Messi? Allora non c'è storia. Ecco perché è la stessa cosa, no? Quando venite a rompermi
le palle a dire Massimiliano Allegri ha vinto 5 scudetti. Ma cosa c'entra? Non c'entra niente. Uno può vincere gli scudetti, a parte che l'allenatore e un giocatore sono due cose completamente diverse, però uno può vincere lo scudetto come Massimiliano Allegri alla Juve facendo niente, perché la squadra ce l'hai, non c'hai avversari, quindi non ti devi sentire chissà che cosa, mentre Ronaldo nelle sue Champions League, lui è stato protagonista, lui ha segnato, lui ha salvato il Real Madrid tante volte da solo, come quest'anno ha salvato la Juve con l'Atletico, con l'Ajax, però purtroppo poi è andata come è andata. Quindi se devo parlare così devo dire che Ronaldo è 20 spanne sopra Messi, se devo parlare di trofei. Invece io dico che non c'entra nulla questo. Ronaldo sicuramente più decisivo, però Messi resta un fenomeno e io un attacco Messi-Ronaldo magari. Quindi ho detto la mia su Ronaldo, io vedo che adesso tutti su Ronaldo Messi, adesso vedo che tutti adesso stanno attaccando Messi, ma Messi non è mica giocato da solo l'altra sera. Come tutti quei coglioni che attaccavano Ronaldo perché era andato fuori con la Juve, ma Ronaldo non può mica giocare da solo a calcio. Quindi o capite di calcio oppure fate i tifosetti del cazzo da bar e dite stronzate su stronzate. Io spero che almeno gli juventini non fanno questi paragoni che non servono a niente, assolutamente a niente. Voi fate come volete. A me la cosa importante adesso, tornando all'inizio, è che se ne vada a Acciughina. Ormai è fatta, devi andare via, fuori dalle palle, vai a Parigi. Vai a prendere i soldi agli sceicchi. Ok ragazzi, io vi saluto. Ci vediamo alla prossima. Sempre Forza Juve fino alla fine. Ciao, un abbraccio a tutti.